Bentornati a un nuovo video. Oggi vi portiamo i tonni con un mio amico Dario Casati, detto Casey. Ehi. Vi ho messo una foto qua in basso perché non mi va la webcam. Perché oltre a non saper giocare il mazzo non riesco a far andare la webcam, porca miseria. Vabbè, fa niente. Lui sappiate che gioca a tonni da sempre, in qualsiasi formato, lo gioca da 20 anni e ancora non è capace di giocare, no, scherzo. E perché giochi i tonni da sempre? Ora me lo devi dire. Perché chi gioca a tonni lo deve giocare sempre? Eh sì, ma perché questo è il pet deck per eccellenza. Cioè, è una sorta di religione. Hanno pure stampato il dio, quindi più di così non potevano fare. Perché? Più che altro io gioco Tritoni dal Legacy, dal 2011, e quindi avendo solo e sempre giocato sto mazzo, e all'epoca anche all'inizio che ero veramente alle prime armi, comunque mi ha dato tante soddisfazioni. E comunque sono sempre stato fortunato, nel senso che sono sempre uscite cose interessanti, quindi alla fine mi sentivo più tranquillo a giocare questo, pur non essendo un tier 1, piuttosto che altri mazzi magari più complicati o con altre caratteristiche con cui non mi ci sono cimentato più di tanto, e quindi buona. Comunque questo qua non è che sia facilissimo, eh? Cioè, nel senso, alla fine giochi blu, quindi puoi giocare dei counter, puoi giocare dei rimpalzini, puoi giocare delle risposte per tappare. Comunque anche qua puoi giocarla a tempo, puoi giocarla a controllo, puoi giocarla molto aggressivo. In realtà è molto bad deck building sul meta, secondo me, quando devi giocare Malfolk, perché come dici tu, come mi hai detto tu, non è che esista una lista universale. Sì, esistono miliardi. E nel nostro caso abbiamo scelto la versione col bianco. E mi dici perché abbiamo scelto il bianco? Mi gasava combinare il nuovo dio con marinaio. Non lo so, mi sembrava, perché quello che ho potuto capire negli anni è che se i tritoni sono protetti, cioè io giocavo Kira, ho giocato Spellskite per tanto tempo, e nel momento in cui ci sono questi pali a proteggere i tritoni, diciamo che la partita migliora nettamente, no? Quindi ho detto, magari questa combinazione potrebbe essere interessante. E in più marinaio lo vedo sinergico anche con Tide Shaper, visto che è un po' più difficile da proteggere rispetto a Spreading Seas, per esempio, che però voglio comunque giocare almeno in due copie. Poteva essere un'idea, insomma. Guardiamo cosa fanno queste carte nuove. Tide Shaper praticamente è una Spreading Seas con le gambe, perché quando entra, se la chiacchieriamo a costo 1, quindi pagandola 2, una terra bersaglio diventa una isola, proprio come Spreading Seas. E in più lui prende +1/+1 finché l'avversario c'è un'isola, mentre buon dio nuovo è indistruttibile finché non controlliamo almeno altri due Malfolk, ma soprattutto quando attacca pesca, e soprattutto tutti gli altri Malfolk hanno ward, quindi quando li bersagliamo l'avversario deve pagarne uno in più, se no viene counterato, che in combo col marinaio è come se dovessero pagare due. Ed effettivamente questa idea di fare denial è sempre stato molto, molto rilevante nella strategia dei tonni. Sì, bellissima sta carta. Poi questo dio qui è il primo tritone che funziona stand alone, no? Perché di solito tu almeno tritoni li vuoi in campo per far qualcosa. Raramente un tritone da solo, come dire, riesce a muoversi indipendentemente. Questo invece lo fa. Assolutamente, assolutamente. Poi comunque è incredibile. Caspita, vabbè, in questa versione qua col bianco noi vogliamo essere abbastanza midrange, no? E in realtà vogliamo essere abbastanza snelli, cioè abbastanza aggressivi. Poi ti dico, qui abbiamo provato i Mimic, anche se, non so, anche lì i Mimic mi piacevano sempre in ottica di protezione, perché copi un marinaio, cioè, una bella mossa. Eppure sempre versatili, perché puoi copiare banalmente un Lord, un Silvergill per pescare. Sai che cosa manca ai tritoni? Un tritone che faccia costare uno in più le carte dell'avversario, tipo Talia. Sì. Però non dobbiamo essere troppo ambiziosi, però siamo già stati molto fortunati, quindi ecco, una carta che avrei voluto provare era il Dockhand.
quello che fa Porto di Rishada. Ah, certo, infatti volevo chiedertelo anch'io. Secondo te ci sta, non ci sta? Secondo me, in Tritoni, allora, ci sarebbe stato se esistessero le vaste in Modern. Secondo me è più una carta da Legacy, perché puoi veramente tanto lockare l'avversario con un'idea di Porto di Rishon, che comunque è fortissima. Alla fine paghi uno in meno, perché con Porto paghi sempre la terra e lui. Mentre così paghi solo il pezzo e una terra. Quindi fa tanto quella roba lì. Volevo aggiungere una roba su Sì. Mimic, è figa anche perché alla peggio facciamo terra tappata. Copia Madonna, veramente sì. tutto e il fatto di copiare tutte queste robe qua è molto figo. E dicevi sul Rishadan, sul pezzo a 1. Che sulla carta a me ispira tanto, Però secondo me però. bisogna buildarci attorno, no? Come dici tu. Ma cosa si fa? Cioè, nel senso, più che giocare 4 Tide Shaper e 4 Spreading Seas, io non farei. Cioè, a me le liste con anche 4 Seas Claim per cercare di puntare su al Deny all'estremo, non lo so, mi sembrano un po' eccessive e magari snaturano il mazzo. Per Vero, cui. vero, sono d'accordo. Oppure pensare di sostituire gli. Vabbè, questo è un altro discorso. Non lo so. I Dockhand io li ho voluti tagliare perché mi sembravano un po' troppo pesanti e No, quindi va bene. ho preferito puntare su Tide Shaper e un paio di Spreading Seas. Però attenzione, sono stato molto influenzato perché oggi mi è stata passata una lista di Emma Yashi, che lui è il vero signore, cioè lui è veramente un genio, tira fuori delle liste che figa, sono assurde e ci fa risultato solo lui. E quindi se lui ha deciso di non giocare Dockhand, cosa che ha fatto, questa cosa mi ha un po' influenzato. Vi metto in E quindi. descrizione anche la lista di Emayashi, comunque, oltre alla lista di questo mazzo. Vi ricordo, prima di iniziare a giocare, che questo video, visto che c'è anche Dario Casati, potete trovare anche lui al Multiverse of Games, al Cavolo. negozio più bello di Cesano Maderno e Assolutamente della sì. E Brianza. poi con Dario Casey come ospite, Maestro dei cavolo, pesci. accorrerete numerosi. Vi metto qua la foto in basso, bellissimo. Poi, l'ultime cose che ti chiedo è: secondo te questi counterspell danno una mano ai pesci o no? Vabbè, io Sì. li vedo come sostituzione a Deprive, cioè quindi tutta la vita, sì, Tu bellissimi, dici, tu io Counters. tutta la vita ho giocato a Deprive, mica questa non ha drawback, mi sembra bella. Deprive, Unified Will, Negate, cioè tutti. Mentre l'ultimi. Poi mi piace questa side perché è super quadrata. 4-4-4-3. L'ultima A me domanda, vabbè, piacciono così. Relic per forza, perché adesso comunque ci vuole un po' di hate al cimitero. Dismember per forza, perché comunque una rimozione ed è incolore. L'unica cosa, suspend non ti è piaciuto. Infatti, tu hai preferito comunque usare No, Dismember. no, non mi E ti piace. dirò, suspend in realtà sarebbe più figo in altro tipo di mazzi che hanno effetti Enter to the Battlefield. Così tu li puoi fare sia sull'avversario che sulle tue. Tipo ad esempio Valky, che è una carta modale, se te la sospendi quando rientra puoi rientrare come Planeswalker. Mentre l'ultima cosa strana, non strana, l'ultima domanda che si può fare è: perché hai calici? Vabbè, ma Calice è carta di set per eccellenza. Ma quando si mettono i calici, togli le fiale? Non per forza, oddio, non per forza. Certo. Tende, tipo contro Shadow on the play, io tengo i calici e tolgo le fiale. E cacchio, contro Shadow, ora che ci penso, anche on the draw. Non gioco da così tanto, io non mi ricordo più Non dire come così. sideavo. Va Perdonami. bene. Va bene, va bene, va bene. Ma vabbè, l'ultima domanda, boh, magari Marinaio è Comunque forte contro. calice per blitz Anche per principalmente, Blitz, la win esatto, con condition contro Moretta, blitz. certo. Marinaio invece è fortissimo contro tutti quelli che hanno spot removal, perché già tassargli un mana è rilevante, molto spesso è molto rilevante. No, l'unica Sì, cosa ma poi che mi mi è sempre basa. piaciuta di Tony è che è tutto in 4x, bellissimo, straquadrato. Sì. Tutto quadrato come piace a noi. Ma poi la cosa di Ridondante. un'altra. Una piccola nota su Marinaio è che è bellissimo contro ballista, per esempio. Certo, Contro perché ballista è molto tassiamo ogni interessante. danno, certo. Eh sì. Esatto. Va bene, andiamo a giocare, andiamo. Hai sbagliato un po' di robe.
Ah, sì, tutte le ho sbagliate. Beh, questa è una bella mano, certo. Ma io non farei neanche Shaper a turno. No, vabbè, ci abbiamo spread in Seas. Certo, lo facciamo, lo facciamo. Beh, ma Facciamo piuttosto di fare... hub. Sì, vai, vai, hub. Hub Shaper e facciamo Shape. Sì, certo. Bam, cazzo Sì, durissimo. no, magari dovrei fare quattro partite prima del 20, ma Dai. quattro. Già una l'ho fatta, quindi le altre tre, basta. Dai, facciamo un po' di leghine. Secondo me già questa andava molto meglio. Sì, Primo ma questo dovevi è un po'. dredge. Sì, mi sa che è un dreggino. Ah no? Aspetta No, ho però. sbagliato. Cazzo, c'ho un phone. Va Mi è scappato una mano. bene, comunque poteva andare Qua ho peggio. sbagliato io. No, no, no. Qua era da fare phone per forza. Sì, era da fare phone. Andavamo su Peccato. Marte. Vabbè, faremo spread in seas. Spreading, sì, per cercare di lockarlo un po'. Non sono sicuro che lo locchiamo. Beh, ci proviamo. Perché Sai, abbiamo. magari anche lui ha tolto tutte le lande che c'aveva in mano. Una l'ha tolta, infatti. Vedi? Dai, dai, non è successo niente. Porca miseria. Beh, oddio, c'è anche una Avenger in accesso. Non è successo niente, niente. Qua devo fare counter, ho sbagliato. Sì, lì era da fare phone, cioè l'avrei fatta anch'io, e questo ti sto in dire. Straight to rate. Perfetto. Ha visto la terra. Questa terra l'ha pescata, sono abbastanza sicuro. La Diciò. pescata, la pescata. Pescata, la pescata. Contro sto mezzo qua mi sa che lo shaper è Che molto cazzo, cos'è forte. sta roba qua? Va Scarti una carta e fai un food. Perché c'ha tutte bene. le robe con madness. Sì. Ah, c'ha poi quella roba lì Sì. impronunciabile al cesso. Sì, roba lì. Super revenge, mo il piano secondo me è facciamo vabbè qua prendiamo tutto, dovevamo attaccare di shaper, Non dovevamo? no, potevamo bloccare 1-1, prendiamo un danno in meno. Io Vabbè. farei trickster in hand, tappo pezzo, blocco gli altri. Sì. Però Blazing Vai. si pompa, eh. Però si pompa solo uno dei due. E non Cos'è che proprio. fa quello? Scusami che non lo Più 2 più conosco. 0. È come quello Blazing. verde. È come quello verde che avevi. Quello con Madness, quello verde. Oh, non ricordo. L'1-1, si è sempre giocato con Madness. 0. Niente, Che va bene. cazzo è? Boh, chi so ricordo. Io Madness mi ricordo la carta superiore, la Basking Rotvalla. Quello lì è uguale. Ah, ok. Quello, ah, tappi uno e si pompa. Vabbè, ma sti cazzi. E vabbè, facciamo question risposta. Silvergill è scarso in questo matchup, io te lo dico, eh. Sì? Sì, in questo matchup vogliamo tutta roba C, Costituzione 2. Lui tappa, crea un food. Dov'è che scarti qua? Scarto una carta dalla mano. Ah, Lui ok, ha fatto un tappa. food in più perché se si scarta sto cow fa food e con il troll si scarta 3 food e fa 7-6. Ok. È tipo Hollow One. Gioca anche Hollow One, chiaramente. Bello sto mazzo. Ma è forte, è forte. Bella sta carta. Io in hand, io gli farei tappo. Troll e passo. Sì, facciamo silver. Ah, no, cazzo, è tappata Prendiamo per 7 merda. danni di troll? Chiedo, eh. Magari No, facciamo no, anche no, no. Silvergill. No, fammi. Oh, puoi fare. No, non funziona. No, niente. Secondo me contro questo vinciamo se controlliamo un po' il board. A una Sì, certa e poi noi facciamo vediamo il lord l'Lord più della vita. grosso e giriamo tutto. Sì, infatti il Grass Pool Mimic potrebbe diventare proprio quel Lord. Beh, se poi facciamo Fiala 3, può diventare anche il Trickster della vita, però. Un po' ambizioso. Vengeance ce lo possiamo pure prendere. Sì, uff.
Oh, io li prenderei tutti. Ma no, tanto lui può Moriamo. portare solo uno dei due Rottvalla, eh. Ho capito, però perdiamo pezzo. Allora, possiamo parare il vampiro lì, cretino qua. Basta. Il resto prendiamo tutto. 4, 5, 6, 7, 8. Prenderemmo 8, giusto? Cosa cazzo dobbiamo vedere qua? Un altro trickster. Un altro trickster, il dio. Eccolo qua. Adesso questo che cazzo fa? Entra e prende un altro di questi libri. Ah. Va bene. Va bene. Mica tanto. Va bene, va bene. Allora, Andiamo a due. Silvergil. Ma ho sbagliato io sto game. No, Questo è colpa mia. vabbè. Allora, proviamo a fare sto Silvergil, vediamo cosa ci propone. Ma di Fialo o di Ter? Sfialiamolo. Tanto cosa possiamo vedere? Perché. Peschiamo. Facciamolo. Non male, questo blocca tutto, Sì, facciamolo. Proviamo a sopravvivere ancora a sto turno. eh. Fiala. E Fiala, facciamola. Tanto. Siamo Si passa. indietrissimo, figa. Sì. Il troll trampla, eh. Non so se te l'avevo già detto. Vabbè, vuoi che non trampli? Una carta del cazzo di standard, tra l'altro, sta qua. Due Rottvalla Non si può pompano, eh. cedere. Mi sa che qua abbiamo perso. Sì. Beh, Sì. questo blocco Vabbè. Vabbè, qua. Questi bloccano qua. ma cazzo c'ha pure Vigilance quella merda là. Eh sì. Vabbè, ma che incubo, figa. E così prendiamo. No, che cazzo, No, non siamo sono morti. morti. Sì. No, sì. Va bene, va bene, va bene. Dovevamo. Ho sbagliato io, ma sono No, peschino. vabbè. Sai che Counterspell, non saprei. Ti dico già che devo metterle. Sì, certo. Counterspell è lento. Adesso però partiamo noi, eh. Quindi in realtà adesso volendo lo puoi tenere, però Sì, le lui metti. c'ha due, c'ha solo quello pesco 3, scarto 3 e quello che fa pescare 4 e scartare 4, tipo. Ma sai che non mi sembra così forte Counterspell? Nemmeno a me. Io metterei solo 4 relic. Lo togliamo? Togliamo i marinai. A tutti i No, i mimi marinai. sono forti. Sì, tanto i marinai che ci fanno. Giusto? Ottimo. Buono. Oddio, possiamo togliere. No, il dio mi sembra sempre forte, No, vai. Spread in Seas è fortissimo. No, no, pensavo al dio. No, il dio è fortissimo, blocca tutto. Esatto. Possiamo bloccare Vengeance senza fare Svelio. Oh, una terra. Keep, Mimic. Mimic, grande, vedi? grande Mimic. Dobbiamo però fare. Cosa facciamo qua? Mimic. Facciamo terra Tappato tappata, pesca. sì. Sì. Se tu mi dici che sei sicuro che c'è terra in cima, io faccio la terra stappata. Allora, io ne sono abbastanza sicuro. Però visto che Fondo. oggi ho azzeccato troppe mosse, potrei anche sbagliare. Cosa picciamo? Trickster? Silvergil. Minchia, Silvergil dovevamo togliere. Silvergil. Perché non Silvergil. è forte pescare con Silvergil No, no, adesso? in sto matchup non hai tempo per pescare. Devi avere presenza sul board subito e quindi avere più roba con Costituzione 2. Io farei terra in hand trickster. Terra Relic. Io farei Terra Relic, Terra in vai. relic mi piace. Safe. Ecco, questo è un game safe. Tanto noi non la Beh, vinciamo di tanto non race. abbiamo bisogno. Goblin lore. E noi cominciamo a esiliare. Op. Io, no, io qui starei open per fare Trickster, per mettere un po' di pressure. Oppure facciamo Spreading Seas. Beh, non è che lo No, inchiodiamo adesso. facciamo pressure, sì.
Poi magari peschiamo terra dopo. pure. Magari poi ci... magari ci costringe a rompere relic in sto turno. E quindi possiamo fare... Dopo possiamo avere quattro lande. Va bene. Purtroppo ha tipo quello che c'ha il nome lunghissimo non passa neanche dal chess. Perché gli Beh, ma basta quello non mi ciclarsi sembra. Street Wraith e ci fa un pezzo. Questo Ah, dici, vabbè. sai cosa dovevamo sai dare forse? I Dismember al posto dei Silvergill. I Dismember poteva avere una sua utilità. O no, Cinabi? Per togliere Hollow One, dici? Per Ma no, Hollow One, non so, mi sembra un po'. togliere cosa Dismember? Non so se ha qualche bestia molesta come il 3-3, quello lì Eh col beh, nome allora Hollow impronunciabile. One. Togliamo anche Hollow One, quella lì. Beh, ci può stare, ci può stare. È piuttosto di Silvergil. Io farei Mutavolt Vedi? Spadensis, faccio... No, non è vero. Mutavolt Master e passo. No, facciamo un Mutavolt Spreading Seas e No, poi Relic Lord. dobbiamo tenercela da Ah, figa, c'hai recuperare. ragione. Allora facciamo Mutavolt Lord Picchio. A meno che gli vogliamo togliere il verde per qualsiasi motivo. No, non possiamo fare. Dobbiamo raisare adesso. Sì, vai, vai. Lui c'ha solo tre carte in mano, si è un po' mezzo spento. La relic si è un po' mezzo spento. Tanto Beh, Relic e Fawn. se dovesse fare Asmurgul quel coso lì, facciamo Spread in Seas e giriamo. Comunque in sto meta voglio giocare Araldo. Potrei giocare Araldo al posto dei Mimic. Araldo è quello che? Rimbalza bestia tappata. Ah, eh sì. Va bene. Che mi fai? Distruggere artefatto. Quindi ci dobbiamo spaccare Vabbè, Relic. lui ce lo fa in risposta alla sua abilità, spacchiamo. Eh certo. Peccato, me lo sarei voluto tenere. Eh sì. E comunque, e conta come bestia, per Vengevine, tra l'altro. Certo. Perché hai Vok. Ah. Oh, io qui. Allora. Spreading. Facciamo Vabbè, facciamo Kogan. primo spreading. Sì, fai sto spreading. Vai, vai, vai. Vediamo cosa peschiamo. Bella. Dai, io ne farei un altro, tanto non ci No, io cambia. Sì. attaccherei e giriamo per 1000. Il prossimo turno siamo letali, no? Sì, tanto, tanto, doppio rovo. Va bene, dai, vai, vai. Tanto le sue carte bastano rosse. Sì. Perché potevamo vedere Fawn. Troppo Ah, un ambizioso. po' tanto. Ne abbiamo già visto uno. Così Sì, siamo ma anche letali. se... Perché così siamo se non... letali. Sì, ma poi se non ci toglie Lord... Vabbè, così siamo ancora più letali di prima. No, in realtà c'hai food per non morire. Vabbè, Una tristezza avere i food per accettiamo. non morire. Possiamo accettare. Mica se lo accetto. Attenzione però, quella fetch potrebbe giocare a nostro favore. Facciamo Lord, picchiamo. Vaffa. Picchiamo con tutto. Troppo ignorante questa mossa? Io la No, 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 farei. io lo farei. Animo muta, faccio Lord. Boh, deve vincere lui. No, Guarda Cinabi, che sto matchup non è brutto, eh. ma neanche secondo me, è che G1 ho sbagliato io. Ho miscliccato. Togli Silvergil e metti Marinai. Va bene. Ok. Ma non è neanche forte per... potremmo anche fare calcio a 1, in questo matchup. Calice 1 dice che è però on the draw, The magari draw, il sì. piano calice fa un po' cagare. Sì. Anche Counterspell. Dismember. Lascerei così.
Dismember, me lo devi dire te, perché non so bene quali Il suo mazzo l'hai visto bestie tutto. veloci. Il suo mazzo l'hai visto tutto. C'è solo Vengevine per oggi. Ho capito, ma nel momento in cui c'ha 10 pezzi sul board, fare dismember fa schifo. Sì. E fare dismember su Vengevine fa cagare. No, Dai, è che lasciamo hai così. togli Hollow One, l'unica è quella. Contro Hollow One la sai, Davi? No, non mi sembra. Allora basta. Ci siamo già risposti. Bella Beh, mano. cazzo, una mano senza. Però una mano senza phone ho paura. Lo so, ma Però abbiamo riusciamo a reliquia. legarla addirittura, cioè abbiamo reliquia, sì. Possiamo peggiorarla stamano. Lui mi ha legato a 5. 5, by the way. Ma quello mi sa che è un mazzo che 4. malliga. Bene. 4 potrebbe al massimo. Vabbè, anche se ci fa Hollow One di primo, abbiamo una mano che lo tiene. Hollow One, Ma dai. sì. No, però voglio giocare Araldo, guarda. Questo Però facciamo mazzo turno 1, qui. facciamo Relic, però. O Fiala. Cazzo. Questa è una domanda che ci poniamo dall'alba Questo dei l'hai tempi. Comunque adesso fatto. vediamo cosa succede. Minchia, ce la dobbiamo continuare a porre questa domanda. Io farei Fiala, sai? Perché se ci spacca Relic non puoi neanche romperla. La può rompere Relic turno 1, turno 2 suo? Io farei Non Fiala. Io lo so. farei Fiala. Tanto vale fare Relic che la possiamo col mana per Con romperla. Mutavolt o Collab? Facciamola con la hub, Così perché facciamo se poi vedere. peschiamo, sì, gli fai vedere il Master. Lord, tanto non se lo ricordo. Tanto non fai Già vedere un un Lord, una. Lord. Sì, ah, Quindi? un Lord, sai che novità. Facciamo Yala? Fiala. Sì, Cinabi. Questa mossa mi assumo tutta la Possiamo responsabilità nel vincerci come caso. perderci di questa mossa qua. Però finché c'è Rotvalla in campo, fottese. Mamma Basta. mia, che Hai forte. visto? L'avevo previsto. Però è una rottura di coglioni comunque, perché Fiala comunque ci serviva, perché Eh abbiamo una sì. mana base di merda adesso. Sì. Jesus! Cazzo, c'aveva Chewing, veramente. L'avevamo intuito No, però, ma eh. non mi aspettavo neanche più che si giocasse Chewing, perché adesso c'è Oh! l'altro. Facciamo due Fiale, come gli arroganti? No, ne Due. facciamo una. No, una dai. Sì. Metti caso che si butta un cesso, una Vengevine adesso. Una relica alla volta, una relica alla volta. Mica, adesso se peschiamo Spreading Seas, secondo me è gigante. Peschiamo il tritone che fa Spreading Seas. Anche. Cos'è? Ah, vuole picchiare, va bene, accettiamo. Io gli esilio il cimitero per pescare, tanto abbiamo Sì, un'altra relica. Mi bravo, 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 è bravissimo. piaciuto questo. Mi è Pure piaciuta la sta mossa. terra. Due terre. Esatto, giochiamo tutte terre qua, eh. Facciamo una relic sicuramente con Mutavolt. Relic. Facciamo anche marinaio? Sì, tanto ha un mana. Che cazzo Rompergli deve i fare? coglioni. Ecco. Sì. Ecco, abbiamo detto. Tanto c'ha tre carte in mano. Cazzo vuole fare questo? Ci Ma scomba, va. ci fa 12 Vengevine. No, non Comunque, visto penso. marinaio al posto di Silvergil, quanto è più forte? Eh sì, secondo me. Non pareremo in questo No, caso. no, ma cazzo me ne frega. Tra poco la race la vinciamo noi. L'hai O un libro di cucina. fatto. Ah! Oh, facciamo gli aggressivi con il dio? Ti stavo chiedendo la stessa cosa. Sì, dai, mica che stavolta peschiamo magari, cazzo. Oh, Jesus. Con questo giriamo. Adesso che questo qui non gioca removal, praticamente ci abbiamo doppia protezione. Ah no, beh, oddio, c'aveva lì lo spacca artefatto, sai che roba. Ah! Doveva pagarlo La 2. terra che stava aspettando. Bloccheremo. Ah no? Ma sì, ma che cazzo vuoi che succeda, dai. No, ma peggio ne abbiamo 2. Sì, E vabbè, ma poi poi voglio non so dirlo. se. Lo pompa, è protetto dal marinaio. Basta. Va bene. Lo pompa, basta. Non può pomparlo 2 volte. Non sai leggere le carte. Ah, voleva pomparlo due Sì, volte? sì, sì, sì. Ah, furbello. Barbello. Mica sto matchup però è bello. Cioè, malighiamo, malighiamo. Se fossimo stati contro Jund l'avrei tenuta, però questa mano è più bella. È più bella. Kippo.
La togliamo? Mimic. Ecco. Ah, possiamo togliere. Possiamo togliere Mimic volendo. Oddio. Sì. Oppure togliamo. No, togliamo Dio, dai. Togliamo il Dio. L'abbiamo legato a Oppure 5. Era meglio Mimic. Te la stappata Go. Qua è bello fare. Qua è bello fare Marinaio e poi Dio. O no? Il piano è quello. La stappata Go. Cosa ne pensi del bianco? Se non mi sta entusiasmando. Neanche a me. Se è solo per Marinaio non mi ha entusiasmato. Guarda che forti che siamo. Abbiamo tolto. Sì, non mi sta entusiasmando. Guarda, piuttosto gioco mono blu, metto Araldi, metto i Master of Waves, se ho posto, che contro quel mazzo lì abbiamo visto prima scalano board, parte il Tramplante, vabbè. La collezione mi era saltata la connessione di nuovo. Quando c'è Discord mi rovina. Breeding Pool. Che mazzo sei? Wall of Blossom. Mi sa che pesca. È Wall of Blossom in verde. Mi sa che Bant Blink. Tipo, no, qua facciamo il dio però. Sì, facciamo il dio, dai. Ma decido io di fare il dio. Una volta che lo facciamo. Sì, sì. Ma stavo pensando di fare Mimic su Marinaio, ma mi sembra una stronzata. No, qua dio. Sì, una stronzata. Già facciamo un giro di dio, ottimo. Mo peschiamo pure un lord. Sì, assolutamente. Però, se vogliamo, poi possiamo farlo il Mimic sul Marinaio, Certo. Se proprio non ci abbiamo niente da fare. Ah, guarda che bello qua. Facciamo Mimic su Marinaio. Anzi, prima picchiamo. Ma anche con Mutavolt? No. No, io starei open per fare poi il Mimic su qualcosa. Magari peschiamo qualcosa di più interessante. Anche Mimic non mi sta entusiasmando. Ah, guarda. Volendo possiamo fare Fiala, vai. Oh, che culo. Facciamo subito Trickster. No, non ha Death Touch. No, non ha ancora merda. Death Touch. Però allora ce l'ha. No, Sfeccia. Posso che Sfeccia ce l'ha. Allora, se Sfeccia. Ah, no, non è vero, non è vero, non ce l'ha. Questo non è. Esatto. Allora no. Ce ne freghiamo. At least three other, quindi uno. No, non ce l'ha. Uno non ce lo può avere, dai. E allora facciamo Fiala Mimic. Va bene. Facciamo Fiala Mimic sull'amico Fritz. Su Marinaio. Sì. Così ce l'abbiamo bello. E cerchiamo di bloccarlo un po', hai ragione. Si va a prendere adesso base. Toglie un pezzo. Togliere un pezzo devi pagare 3. Hai se non che è... forte. Pezzo è sta roba. Ci sono le terre doppie neve. Ah, me le ero perse. Andiamo bene. Ora c'ha Death Touch però, eh. Va bene. Tanto abbiamo... Peschiamo Lord. Due. No, tanto abbiamo... se vogliamo andare greedy, possiamo andare a fare Trickster, tappo, attacco con tutto. Sì, dai. No, aspetta, sfialalo, così non animi posso due sfialarlo. Ah, che scemo, ho visto due segnalini. Molto greedy questa mossa. Sto andando un po' troppo? Sai, magari. Dirlo. Counters, criticone. Sì, troppo greedy. Più greedy questo. Ah, ho fatto counter pesco, Ma io con la Dio attacco lo stesso, è tanto distruttibile. Sì, ne abbiamo uno. Anche con... Sì, è vero. No, volte no. Marinaio no. Lo teniamo. Picchiamo solo col Dio, dai. È indistruttibile. Poi peschiamo, vediamo qualcosa. Bella merda. No, quella mossa lì col Trickster era... No, c'è a cagare, sì. Hai ragione. Fiala?
Abbiamo pescato Fiala, che culo. Ce la facciamo? Eh sì. Ma sto coso scomba, che cazzo fa quel mazzo lì? Bant Blink. Ah, ok. Ah, minchia, deve pagare un botto. È counterata. No, due mani in più. Deve pagare. Vabbè, ci può stare. Dai, un lord, figa. Finiti. I Lord sono finiti. Minchia. Come non ne abbiamo messa una in fondo di dei qua. E va buono. Vedere questo. Comunque direi che lo facciamo. Sì. Dopo così, così potrebbe pensare che abbiamo Fon, anche se On. comunque c'è Vabbè. Teferino. Non attacchiamo con doppio qua. Però no, c'è Kotl. Volendo possiamo togliergli Teferino, eh. Se togliamo Teferino gli diamo la convinzione che abbiamo Fon. Però no, lo togliamo solo se abbiamo muta volta. Se tappa tutto non ce l'abbiamo più, Fon. No, no, dai, io non lo toglierei Teferino. Passiamo. Oh, sì, non mi sembra così. Vabbè. Vediamo, tanto abbiamo tempo un altro turno che facciamo anche una pescata magari di del Dio. Solerter. Sperando che non abbia bah. Minchia, Kotled main così. Non flashato. Vuole pescare. Se vediamo Lord, A noi basta avere Lord. facciamo fiala 2, fiala 3. Sì. Io farei fiala 2, fiala 3. Sì. Può anche vedere. Oh, Eccolo. Ma io lo tra l'altro è sfialo, eh. pure. Sì, allora io. Puoi anche attaccare prima dei blocchi, sfialare per fare il figo. Certo, Facciamo anche muta a volte, no? Allora a sto punto. anima tutto, picchia. Tanto adesso non ha criptico, quindi. Vedi che in questo matchup avere tutti questi pezzi tipo marinaio non è male, No, no. Mo' eh. sono tutti invincibili. Attacchiamo tutto faccia? Sì, tutto faccia, tutto faccia. Ma Manco uno, Teferino? sì, uno su Teferino, dai, No, tanto non no, lo no, no, ma uccidiamo. dimmi te, perché Sono tanto 3, non 6, serve. 9, 10, 11, 12. Però lo uccidiamo, tutto faccia, tutto faccia. In risposta alla pescata. Mamma mia. Mica l'abbiamo bloccato di brutto qua, eh. Eh beh, No, sto morto. male. GG. Hai visto? Cazzarola, qua l'abbiamo bloccato malissimo. 4 dismember, bam, finalmente. Anche Dentro 4 Counterspell. dismember. Counterspell, dici? Beh, Force of Negation non mi sembra forte in questo matchup. Neanche a me troppo. E togliamo Force of Però c'ha i Negation, criptici, sicuramente. zi. Però forse Counterspell è un po' più. Dai, No, 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 no. Se vogliamo giocare. Cioè, di cosa abbiamo paura? di un cazzo in realtà. Togliamo Allora Spreading mettiamo Seas se Dismember, vogliamo. basta. No, metti togli Spreading Seas, non servono a niente. E mettiamo due Counterspell. Ma per cosa?
Se dobbiamo giocare dei counter, tanto vale che siano dei counter più sostanziosi, Ma di no? cosa hai paura per giocare Counterspell? No, lo reputo migliore di Splitting Seas e Force of Negation. Beh, Fawn è più forte, in realtà. Dici? Ma che cazzo fa la Fawn? Perché lo fai a zero. Lo so, però ne giochi due di Fawn. Tanto vale giocare Counterspell che lo vedi al turno X e counteri Ma anche togliamo un pezzi. Mimic volendo per un altro Counterspell ancora. No, no, basta. Tanto siamo pure un dead draw. Ma dobbiamo essere esplosivi come qua. Bella sta mano. Invece c'è la terra qua, hai visto? Visto? Oh, Glasspool Mimic. Si sta Doppio comportando pezzo, volendo puoi egregiamente. fare Glasspool Mimic, doppio pezzo e poi fare Lord e girarli per 6. Infatti, lo Però faremo. così Ah, invece no, non lo facciamo passiamo più. Facciamo 1-1. subito drop a 1. Bam. E tra l'altro un 2-2 questo, Certo che subito. un 2-2, mica facciamo 1-1 di merda. Però mi manca un Oh. po' Curse Catcher, eh. Lo so, però guarda, io ho lasciato un pezzo di cuore a quella carta. Però mi sa che purtroppo è un po' obsoleta. E io farei Allora, fiala e pezzo a uno, sai? Vabbè. prima attacchiamo. Ci farà quella merda là, ma chi se ne frega Ma tanto tanto. non Vai, vai. muore. Tanto Certo, non ha quel certo. touch. Certo. E poi Bom, facciamo. fiala, No, pezzo. prima facciamo la creatura. Vabbè, tanto non fa un cazzo. No, hai aggiunto il bianco. Io ho visto. Infatti. Che adesso ci fa Manatite. È Facevo quello lì che ho Manatite, detto. Fai mi prima meritavo un po' di il flame. Timeshaper. In caso di Manatite, mi meritavo un po' di flame. Ma secondo me il flame ce lo meritiamo per come è andato il. Anzi, me lo merito io per come è andato il turno 1. Cazzo, che peccato, guarda. Vabbè, la peggio non lo mettiamo. Non lo mettiamo, no, non si Arca! può. Guarda! Bello, ma guarda che questi sono i colori che piacciono a noi. Ce n'ha Porca bene, non miseria. possiamo perdere contro sti mazzi di merda. Porca Sì, pure. vai, vai, vai. Ci piace, ci piace. Adesso Sì, sai sì. cosa facciamo? Vai, dimmi cosa Cosa facciamo. facciamo? Quello che Lord. facciamo? Beh, certo. La nostra giocata preferita. Drop a 1. Ah, marinaio, attenzione. Cambia tutto però. No, qua Cambia Lord. tutto. Lord tutta la vita. E dopo speriamo di pescare Landa per fare Non il doppio facciamo marinaio. neanche Mimic tappato, così se peschiamo un'altra terra facciamo Mimic Lord Certo. Lord, No, no. Vabbè, o facciamo Mimic Lord Lord oppure facciamo doppio marinaio e proviamo a giocare safe. Perché tanto abbiamo poi due Lord in mano. no? Facciamo Mamma doppio mia. marinaio. Ma che turno dopo siamo letali, no? Però Se 4 facciamo Lord mana, io sento Lord. odore di criptico, 4 mana. Vabbè, pescheremo Counterspell, non c'è Sento. un problema. Easy, proprio Ce già lì. l'abbiamo, due. Due le abbiamo sui dati. Vedremo. Già così non è criptico. Venser. Vencer, Cosa ci wow. rimbalza? Fiala. Va bene, cavolo. No. Qua sarebbe stato molto Cavolo. figo sfilare a uno o altro di questi. Sarebbe Vabbè. stato molto, molto divertente. Come vogliamo giocarcela qua? Si è affiscato, ci l'ha qui. Ero visto. Allora. Tanto se ce lo faccio lo fa nel nostro, criptico, quindi non lo fa nessuno. Volendo possiamo comunque Certo. fare un altro Lord e girare tutto. Allora, io più che Lord farei marinaio qua. Perché Rendere tanto invincibile tutto. sì, tanto ce l'abbiamo comunque la pressione. Ce l'aveva. Fimrade. Ah, vabbè, vabbè. Eh no, vabbè, ci bounce Lord. Vabbè, dobbiamo fare. Bene. Turno dopo faremo Lord e picchieremo per 9. Non facciamo Magari. Glasspool Mimic Ah, tappato sì, qua. fai fallo. Sì, Non attacchiamo assolutamente. però qua. No, no, però facciamo la terra. Bravo, sì, decisamente. Rimetti che peschiamo una terra. Mo' rimbalza di nuovo. Vediamo se rimbalza Venser o Charles. Vencer o Charles? Ah. Vabbè, Vabbè, ci comunque sì. rimbalzerà un pezzo, pagherà uno. Vabbè, Pagherà sai che roba. uno. Sai che roba. Vabbè.
Vabbè. Ci serve una terra comunque. Sì, se vediamo isola facciamo doppio lord magari. No, facciamo un lord. O anche un lord e siamo open di counter. Per quel teferino pure. Fatto. Non mi è piaciuto questo. Se fosse stato lui avrei usato Venser. Ah. Dici? Ma è una gioia. Allora, di fare Silver G non c'è fottuto un No, cazzo. io farei Lord e picchiamo. Tanto si è open di quel Silver G le fiala. Lord e fiala, pardon. Non facciamo Tide Shaper, scusa. Io farei fiala. Ma con questo attacchiamo Teferino lui. Attacchiamo Teferino a questo punto. Perché Dobbiamo siamo counter stabilizzare il spell. board. Io attaccherei Teferino, sì. E facciamo fiala. Tanto poi fiala 1 sfialiamo Tide Shaper e riproponiamo board Perché aggressivo. non siamo letali con un altro Lord con Tide Shaper in campo? Facciamo 6, 6, 8, 8 più 3, 11, no? facciamo 3, 6, 7, 8, 9. Ah no, tu scusami. E Tide Shaper è 3-3. 4, sì. Ah, dici subito pronti via cazzo No, duro? dimmi, se facciamo Non lo fiala, so, mi sembra un giochiamo. po' greedy. Io farei fiala. Di Tanto, ma perché se tu hai paura delle vratte, lui non ne ha, eh? cosa possiamo aver paura? Che mi fa rimbalzi di nuovo pezzi, rompa i coglioni. Con fiala, se ci si rimbalza un pezzo, continuiamo a giocare, capito? No, Io farei fiala. però lì guarda che sui pezzi rimbalzano tutto, eh. Sì, vabbè, rimbalzerà fiala, sì, piuttosto che un pezzo. Però comunque con fiala 1 sfialiamo Shaper e magari non chiudiamo il prossimo turno, ma chiudiamo con maggiore sicurezza quello dopo ancora, capito? E tu dici addirittura di fare all-in così, boh. Perché è un mazzo senza vratta il suo, tanto non è il super paura. Jace, va bene, cioè. Va bene. Però con fiala possiamo anche stare open di counter spell. Anche con Tide Shaper, tanto costavano uguali. Tanto No, dico dopo. fra due, però mica passavano tanti turni. Vabbè, ma tanto io mi No, sento io, abbastanza secondo, io più turni safe. passano, secondo me contro sto mazzo ci perdiamo. Va Lui fa un bene. sacco di value, fa un sacco di cose. Prendiamo tutto. Prendiamo tutto, sì. Qua spacchiamo Jace o lui? No, beh, Jace è uno sbocco, Cinabì. È quella carta che quando la lasci giù te ne penti. Io la spaccherei. Se non lo riusciamo ad uccidere, cosa che non riusciamo a fare. Vabbè sì, in realtà facciamo un Lord per sicurezza. No, neanche un Sì. Lord per sicurezza. Se peschiamo una terra facciamo Lord. Se non peschiamo terra, un altro discorso. Ci teniamo open di Counterspell. Ma è una vita, ma è una gioia comunque. Vabbè, io picchierei Jace col 3-3. Va bene. Anche perché adesso abbiamo in mano Counterspell. No, Facciamo qua sto counter spell. counterspell. Questo cambiava tanto. No blocks, mate. In end sfialiamo a Perfetto. uno. Buono, buono, buono. Non me Esatto. lo sarei mai Vedi. aspettato, ma buono. Lui è 10, eh. In end sfialiamo a uno e poi abbiamo. Se siamo forti, peschiamo terra, facciamo marinaio, lord, giriamo. Sì, no, facciamo solo. Ah, Anche sì, Lord esatto. Lord giriamo anche volendo. Sì. Chi è? Oh, quanto sta tappando Un questo? altro Jace, no. Oh, Cazzo. shit! Time warp. Lo vuole vincere di race. Ah, beh, se vuoi vincere di race, attacchi solo con lui. Posto. Mica, prendo. Aia, che race. Time work like a, come si dice? Like a ciclo. Ha ciclato a costo 5. Beh, anche questo mi sembra un buon matchup, Cinabì. Un Ecco, l'hai detto. matchup in cui non possiamo mai Oh, perdere. zii.
Ma io sfiala uno di spacco pezzo, tipo Venser. Come fai a spaccargli pezzo? Ah, glielo blocchi. Ma sì, cosa vuoi che succeda? Che ti faccia un patto su Lord? Eh sì. No, non parare, non parare. Mi sembra proprio un rischio inutile, sai? Va bene. Sembra un rischio inutile. Va bene, dai, non parare. Non mi fai gridare, però. Adesso... Ma sì, ti ho fatto gridare prima. Hai ragione, è vero. Ho fatto gridare quando hai lasciato risolvere Burning Inquiry. No, lì non è che ho gridato. Lì ho miscliccato, sono ritardato. È diverso, si dicono no, le cose. No. Sei ritardato, si dice. No, non è vero. Ma ora siamo in End. Cosa fai in End? Nexus of Fate. Ah... Ah, adesso ti arriva il doppio Lord in testa, ti arriva. Lord o Marinaio? Però qua sento allora, io sento un po' l'odore di criptico. Quindi io attaccherei con tutto e sfialo. Sì. Beh, se attacchi con tutto non e sfiali sono letali, sì. No, quattro ozzi sì, sono letali. Vai, con tutto vediamo cosa fa. Se prova a bloccare, devi sfialare. No, prima dei bloccanti. Sì, esatto. Ah, Cripticone. Eccolo lì, lo sapevamo. Vabbè, l'ha fatto. Mo... A questo punto castiamo... Castiamo il dio? Silvergillo? Oddio. Ah, Silvergillo? Ma io casterei Silvergillo, anche forse. Anche il dio, se vuoi. No, facciamo il dio, facciamo dio blocca il dio. Tutto, più che altro. Sì. Metti che ci dio. Fa la porcheria, altri due time walk. Hai ragione. La madonna, non pure tanto. Un altro criptico c'hai. Che sei un campione. Vabbè. Lo accettiamo. Sul passo possiamo fare anche Silvergill, sai, per pescare. Sul suo. Sì, certo. Però bloccherei a sto giro, perché sono letali. E allora, se vuoi bloccare, fai un marinaio. Non mi piace, io avrei fatto il Silvergillo. Ah sì, ci abbiamo tutto. Ma per pescare. Metti che ti fa un'altra time warp, perdiamo, Ma abbiamo già le carte che ci servono. Ma abbiamo perso, Come vedere Counterspell? Abbiamo perso, dici? Ma Forn l'abbiamo tolto, no? Sì, Forn l'abbiamo tolto. Allora niente. Salve. Ah sì, dai, non succede niente. Vabbè, così lui va tap out, però. Buono tap out. Tu? Su Lord. Quella non mi è piaciuta tanto per te, Stappo, questo rimane a 2. Sì. No. Vincere non vinciamo. Ma non perdiamo comunque. Non perdiamo. Adesso noi dobbiamo non fare Silvergill, facciamo solo pezzi che pompano. Facciamo doppio Lord. Solo Lord. Marinaio e Lord. Sì, dobbiamo minimo parare qua, se no siamo a 4. No, ma quello sì. Vabbè, ma anche bastava anche fare Silvergill Shaper e sfilare Lord, Guarda, io farei Lord, Shaper e... Anzi, farei Marinaio. Facciamo Lord, Shaper e poi sfialiamo Lord, se serve. Vabbè, oppure, lo guarda, sicuro. Lo sfialiamo subito e picchiamo con almeno un pezzo. Lo facciamo o lo sfialiamo? Noi abbiamo tre. Aspetta, così... Se noi... devi contare se abbiamo letali il turno dopo. Cioè, noi riusciamo a fare 16 danni? Sono... 4, 8, 12, sì, lo riusciamo a fare. Quindi puoi fare Lord. Ma di fiala o di spell, di mana? Lord castato. Lord. Esatto. E poi, se vuoi, puoi picchiare con un pezzo. Fai anche l'altro Lord ed entri di 4. A meno che vogliamo giocare, stare tutti in parata. Ah, mi sembra eccessivo. Lui c'ha ancora... Ma lui c'ha Ephemerate Impera, no? No.
Stiamo anche imparati. Tanto turno dopo vinciamo comunque. Va Per me bene. prendiamo un rischio inutile, no? Se ci fa magari Sì. pesca doppia removal. Sì, ma poi metti che ci rimbalza pezzo, facciamo due Lord di nuovo. Esatto. Vediamo. No, più che altro magari può avere removal, time warp, removal. Ma gli basta anche un ephemerate. Cioè, non regaliamogli niente. La top Sì, deckata non qua. gliela regaliamo. Tanto comunque siamo avanti. Uno dopo sono letali, facciamo un altro Lord, giriamo tutto. Non mi fai fare mai Seed d'argillo. Vedi, Silvergill, A sai che io sono cagare. uno dei pochi folli che non lo re... Cioè, per carità, fortissimo Silvergill, però Oh, spesso se mi fa 4 time non walk è di fila mi fondamentale. incazzo. Posso ci spostare? Dai, Counterspell, forza. Secondo, abbiamo 6 dato, lo meritiamo. Lui però potrebbe vincere anche di Criptico, eh. Ephemerate. Sovenser, Bounce. Cazzo, lui ci batte di. Eh sì. Ci può battere di. Comunque, Però sono sono comunque comunque letali. Di sono comunque letali i nostri, eh? Ci abbiamo due Lord. criptico. Oh, Criptico non lo deve vedere. Facciamo tutto. Io prima attacco e poi sfialo. Ah No, 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 prima no, giochi il no, no. Devo Lord. giocare un Lord per forza. Bravissimo. Ma mi sento l'odore di criptico qua, eh. Vabbè, ho una carta, ci dobbiamo provare. E adesso attacchiamo con tutto. Vedi? Non ce l'ha. No, oh, Lord, bravo. Ti vedevo passare il mouse su Silvergill. C'è un gatto. C'è una sega? No, in realtà gli basta un PT. Bam. Ci fottevo, eh. Qua siamo andati gridi di brutto, sì. Sì, forse lo dovevamo fare quell'attacco, Cinabì. Un attacco lo dovevamo fare. Cazzo, sì, peccato perché è una mano valida. Bella, questa è ancora meglio. Togliamo una fiala. Direi di sì, direi di sì. Che poi noi no, cioè, ci dimentichiamo che contro midrange, contro il mazzo di prima, cazzo, è forte Marinaio. Orca! Forte Minchia, già fallo andare in tap. Marinaio. Contro trono. Esiste ancora trono, attenzione. Bene, bene, ci piace. E alla 1. Princess. No, vabbè, Magari. allora pic si picchia. Si aggra, ce la beva e... Ah, Jesus. Fagli vedere il dio, che così non si preoccupa della race. Vabbè, lui non è che. Non penso che un giocatore di trono si preoccupi così tanto in generale di quello che fa Fallo l'altro. rilassare. Oh shit. Mamma mia, questo è un giocatore di trono vero, eh. Oh shit. Vabbè. Possiamo avere ancora un turno? Gentilmente. Mai nella vita, oh. Vabbè. Facciamo. Sai che Io forse vogliamo faccio fare. Lord, animo mutavolt e giro per 6. Sai che invece io investirei sul futuro. Tipo? Però se facciamo così, Beh, è tipo fare sfialare Lord fiala. sicuramente lo sfialiamo. Sì, sfialare loro sfiala, però poi farei fiala, sai? Perché così poi possiamo portare eventualmente fiala 3 e sfialare anche Il il dio. Dio. Va bene, dai. Qua io not Vabbè, agree. picchiamo. Picchiamo. I'm not agree. Ma sai, Tritoni non è un mazzo che uccide le... Cioè, te devi fare un turno esplosivo dove lo shotti con 16 danni, come hai visto prima, capito? Per cui No, ma ho a volte capito. conviene di più costruire... Ah, ma è Vedi, vabbè. Eldrazi. Ah, Eldrazi. Allora, vedi, abbiamo fatto la mossa Allora abbiamo giusta. fatto Adesso, bene. guarda. Adesso, questa fiala Io la lascio la ancora a 2. portiamo... la lasciamo... Però se la lasci a 2 non puoi fare un cazzo. Perché tanto quello mica attacchi contro il Reshaper. Io la porterei a 3, sai? E facciamo Lord il turno dopo.
Ah, Silvergil, bene. Castiamo Silvergil. Poi se lui per sbaglio attacca, perché non attacca perché l'ha già visto questo. Comunque va bene, dai, non è male. Asso. Passeremo, eh sì. Sì, l'ha già visto due Anche volte il Dio. se avessimo fatto Lord, cioè, vabbè, mica si picchiava qua. Cioè, No, picchi dentro un certo. risceto. Io qua ho solo paura di Holy's Dust. Beh. Eccolo qua. Però se fa Holy's Dust ci possiamo stare. Sfialiamo sul passo il dio. Ah. Carnino, dobbiamo sfilare adesso. Lo fa subito ponte? No, Non cos'è che ci fa penso. adesso? Non penso sia subito ponte. Ci fa ponte se c'ha anche almeno un Mindstone in mano. Scusami, c'ha 5 mana, giusto? Faccio Sì. domande da Sì. ritardato. Sì, ma magari non lo vedi dallo E streaming. se fa. Com'è che funzionava l'abilità per tutorare dalla side? È meno 2 tutora dalla side. Esatto, tutora dalla side fa ponte a 3, no? Se Sì, vuole. ma c'ha 5 carte in mano, comunque giriamo tutto. Bella storia, bravo. Non penso faccia ponte. Potrebbe starci per lui fare Walking Ballista. Cioè, io se fossi in lui farei Ballista per toglierti Master. Più 1. Ah, Uno c'ha cosa fa? 5-5. Niente, anima un artefatto. Ma qua l'ha fatto a vuoto in realtà. Calice a 1. Alice ci piace. Va bene. Minchia. Spreading Seas! Esprinsis, fiala 2, ci sta. Peccato che la fiala 2 non si attiva più. Vabbè. Qua che facciamo? Giriamo tutto Karn? Mi Eh sì, eh. spiace un po' perdere il Lord. No, no, lo perdiamo, va bene. Karn deve morire. Animiamo. Se non animiamo, cambia qualcosa? Fammi vedere un attimo, Farei scusami. Silvergil per quello. Dimmi te. No, perché se non animiamo. Allora, uno blocca, tre passano, no, muore sempre. Muore sempre Karn, C'ha se non più 3 meno 3, animiamo. potrebbe avere più 3 meno 3. Potrebbe avere quello, potrebbe avere Dismember. Guarda, io animerei per sicurezza. Questo Sì, giriamo tutto di là. Silvergil lo sfialiamo. Giusto. Giusto, Se vogliamo. giusto. Peggio sfialiamo un botto di roba. Boh, Sì. peschiamo pure. Il dio va giocato in quattro copie, mi sembra di capire che è sempre forte. Isola non è male. Magari in 4 no, io magari lo giocherei in 3, ma solo perché è Legend, solo per quello. Ma quante volte ci ha dato fastidio il fatto che è Legend? Zero. E dice, tanto comunque già. Warping Wall qual è? Eccolo qua, è quello che fa meno 3. Ah no, è quello No, che fa il no, quello che fa token. pezzo. Però possiamo sfialare No, adesso. terra. Terra e passiamo. In end facciamo. Beh, in end potremmo anche fare. No, Silvergil. Aspetta, vediamo cosa fa perché ho No, l'isdust. Alistast. Va bene. E ci frega. Che ci frega? No, dai, però. Vabbè, noi sfialiamo doppio Scusa, ci pezzo. abbiamo. Mamma mia, che Esatto. forte. Va benissimo. Mamma mia, Adesso che. sfialiamo doppio pezzo. Aspetta, però pensiamo se fare. Sì, no, facciamo sì. Aspetta, aspetta. Devo pensare se fare Silvergil o Lord. Vabbè, ma Lord comunque possiamo fare doppio Lord nel nostro. Va bene, dai, facciamo Silvergil. Va Io bene, sfialo facciamo anche questo. l'altro. Certo. Spreading Seas. Minchia, quando serve. Mamma mia, ma poi abbiamo anche i drop a 1. Che schicherati entrano, vengono counterati. In che senso? C'è calice a 1. Ah! Vabbè, facciamo Lord.
Lord e picchiamo con Dio. Ma anche con l'altro. No, no. Vabbè, facciamo anche l'altro Lord e picchiamo... Ah, no, no, no. Tocchiamo solo con Dio. Sì. Sì. Sì, non devo fare l'altro Lord dalla mano. L'ha preso. Matter Shaper. No, non era Reality Smasher. Io ho letto Reality Smasher. Ah, Reality Smasher, hai ragione. Reality Smasher. Ah. Anche perché Matter Shaper ce lo facevo. Ero rotto cazzo. Oh, che due coglioni, cazzo. Vabbè. Duel is Dust. Duel is Dust, campione lui, dai. È stato un campione. Sì, no, 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 vabbè. Rifarei le stesse mosse, CNB. Anche secondo me. Però possiamo concedere. No, quasi. Dipende. Buono questo. Solo che ha 17 lui. non avrei fatto la caverna, Perché c'è la spacca di tettonica? Sì. Avrei fatto piuttosto Sicrom Cost tappato. Vabbè, ci sta. Non lo facciamo Trickster, se non fa... Lo fa. Vabbè. Ma io dobbiamo fare Trickster. Vabbè. Ah, lo fai dalla mano addirittura. Sì. Così lasciamo il mistero su cosa possiamo avere. Vai. La suspense. La suspense, non abbiamo un cazzo. Cediamoci la B. Sì. Fon, niente. Peccato, ma che cazzo. Già. Dismember? Allora, quasi di... Assolutamente sì. Counterspell? Sì. Togliamo marinai? No, perché sono forti contro balista. Ah, vero. Però c'ha il suo decide. Vabbè. Ah, però... no, non è vero, c'è anche di main. Io che... toglierei... Dimmi. Le Force of Negation. Force of Negation le togliamo. No. Sì. Force of Negation ci permette di andare tap out per fargli All is Dust. Force of Negation tocca a noi, vinciamo. Ma counterà solo All is Dust, Force of Negation. Ma è l'unica carta di cui abbiamo veramente paura. Vabbè, però... Sono All is Dust e Carnino tutto. Anche. Carnino in tuo ponte. Sì, vabbè, ma... Io terrei tutta la vita Force of Negation. Cioè, se devi metterci dentro Counterspell... Devi tenerti due open per counterargli cose in più, le creature, che tanto non ce ne frega un cazzo. Allora io toglierei... Allora le counter, le Force of Negation non mi piacciono, insomma, cioè, sono molto situazionali. Ma no, ma non perché è situazionale. Counter. Ci tolgono l'unica soluzione che ha lui per vincere. Cioè, secondo me vinciamo noi la race. A meno che lui non parta 4-4, 5-5-5-5. Ma comunque partiamo noi adesso. E abbiamo comunque i Trickster per tappargli i pezzi. Abbiamo i Tide Shaper, Spreading Seas. Sì, partendo noi. Perché tanto tu questa partita non la, cioè, la vinci sul Mana Denial, la vinci sulla velocità, capito? Per quello io le Force of Negation. Appunto per quello dovresti tenerle dentro le Force of Negation. Perché così puoi andare in tap out tranquillo. Sì. Tappiamo out comunque. E dimmi cosa togliere, perché se tu volevi buttare dentro il Counterspell devi dirmi cosa togliere, abbiamo 50 secondi. No, io on the play la giocherei così. La giocherei così a cazzo durissimo. Va bene. Not agree, Anche qua non sono d'accordo. Io Force of Negation tutta la vita. Avere un counter a zero è troppo forte. Questa è una bella mano, però. Questa è una bellissima mano. Questa mi sembra un'ottima mano, soprattutto per questo. Sì. Ma io te lo faccio vedere il Lord. Tanto come dici tu, questi Lord non... uno vale l'altro. Se li confondo. Anche perché comunque uno vale l'altro. Effettivamente sì. Adesso io non farei Spreading Seas, aspetterei ancora un turno. Va bene. Non l'avrei fatto nemmeno io.
Farei Silvergill. Silvergillo? Oh, finalmente mi fai giocare il mio Silvergillo. Era un po' offeso che non glielo face, non facevi mai giocare. Marinaio. Ah, marinaio, vedi, non è brutto. Marinaio. Sarebbe bellissimo pescare il trito. Ah no, perché porca troia, non puoi fare quella cosa lì. Ah. Io adesso farei Dimmi. Mamma mia, che quello è forte. Io farei Allora. Però Spreading qua mi sembra forte. Io farei Spreading. Ma su? Lo farei sul tempio. Anch'io. Tanto poi abbiamo il piano B. Va bene. Vediamo cosa lui va a prendere. Facciamo caverna. Ah, anche questa non è brutta, sì. Caverna. Caverna fiala o caverna, caverna fiala? No, caverna fiala, certo. Sennò quello lì non però questo qua fare. Uno non lo facciamo, eh. Fiala... No, quello lì lo dobbiamo castare. Appunto. Ma se dobbiamo castarlo, non è meglio fare Mimic? Così il prossimo perché? Turno. Perché il prossimo turno lo teniamo, magari copiamo. Ah, tanto farei, facciamo Lord Atlantis in End. Hai ragione. Esatto. No, Lord lo facciamo anche subito. Oppure possiamo fare il coso. Possiamo fare marinaio, eh. Io picchierei e passerei. E poi ci teniamo open per fare marinaio, per fare qualcosa in base a quello che fa lui. Va bene. Non credo che ci fa removal. Qua sono abbastanza tranquillo. Non credo ci fa removal su Silvergill. Non penso neanche io. Cioè, sarebbe proprio triste. Blastzone. Oh, perfetto. Blastzone ci sta bene. Va bene. Va bene. Sfaliamo? Sì, andiamo marinaio. Perfetto. Se noi facciamo il pezzo a uno su... Prima le fiale, la manteniamo a 2? Sì. Fiala 1, fiala a 2. Sì. Ah, ma se noi facciamo il pezzo chiccherato e lui in risposta spacca Blastzone, ci incula? Non può. Costa 3 spaccare Blastzone. Perfetto. Facciamolo subito. Sì, prima picchiamo. Ma se prima picchiamo, ah, allora facciamo Lord. Picchiamo e poi spieghiamo Lord se serve. Vabbè, ma serve sempre. Qua. Dici abbiamo paura di... Lui fa qualcosa. Ma non fa niente. Vabbè, spieghiamo lo sto Lord. E adesso facciamo pezzo su Blastzone. O su Terra di Urza? No, su Blastzone. No, non è vero. Comunque, cazzo, Spreading Seas e questo pezzo qui mi stanno piacendo un sacco insieme. Ma... Se ne voglio giocare 4 e 4. Ma l'altro Malfork, quello che fa Rishodan Port? Non lo so. Ho visto che Emayashi l'ha schifato. Forse in altri archetipi. Qua hai avuto ragione tu, Fon non è servito. Ok, abbiamo fatto sì. Denial però. E poi il problema qui sono le bestie, cioè secondo me... Ma io le bestie non ho così paura di quelle di Eldatron. Intanto abbiamo i tappini, a una certa sono i più grossi i nostri. Abbiamo anche il dio che blocca tutto. È che Fon va solo su Karn. No, su Karn, Ponte e anche All This Dust. E anche Ugin. Io rimarrei così, Cinabì, a cazzo. Ma non hai paura di Ugin, tu? No, non ne ha un po' di carte. Va bene. Non ce ne fotte un cazzo. Io senza Fon non esco di casa. Ma sarà perché ho giocato un po'... Ah, minchia, adesso me l'hai detto. Ce la fa.
Aspetta. Questa è una bella mano, la teniamo. Teniamo? Perché no? Moriamo mano... da carne? Ah sì, figa. Ci abbiamo doppia fiala, facciamo cose. L'hai detto, vai a pisciare, dai. Siamo on the draw. Dai, dai, vai a pisciare subito. No, 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 sono intrippato. Voglio vedere cosa peschi. Ah, hai visto? Dai, no, una terra. Ci sei una terra però, quindi... Dai, terra, zio cane. Non ha fatto niente, tra l'altro. Sì, non fa grazie. No! Dai. Fiala, vai. Sì, sì. Così facciamo capire il nostro piano. qua però mi sento un reality smasher su idee. Ah no, invece no. Blastone a uno, mamma mia, ci spacca in due tutto. Dobbiamo per forza pestare quella terra. Io no. Schifo sta mano qua, io te lo dico. Io non l'avrei mai tenuta. Neanche un dedo. No. Mai. Con Karn. So, lui è un mazzo che gioca Karn. Cioè, un mazzo che gioca Karn. Metti che anche a caso fa 4 terre Karn, siamo morti. Uff, questa bella non questa. Male. Io sfilerei a 2 Silvergear per pescare una terra. Sì. O è too much? No, no, ci sta, ci sta. Bella questa. Facciamo anche dismember? O lo facciamo in end? Dici subito così... Perché no, così se peschiamo una terra facciamo anche l'end drop. Ah, sì, hai ragione, vai. Però se mi dici che non è così tanto rilevante non lo facciamo. No, no, è rilevante, dobbiamo fare una terra, cazzo. No, vabbè. Dai. Vabbè. Poi lui magari sto turno spacca uno la Blastzone. Probabile. Io se fossi lui lo farei. Pure io. Però se poi noi peschiamo terra, mamma mia, un sogno. Se peschiamo terra gli facciamo Spreading Seas? Certo. Su Tempio. Piango. Vai, ce l'abbiamo, impegnati, cazzo. Vai. No. Te l'ho detto io questa mano era forte, però. Che culo. Vai. Che culo. Che schifo qua. Mamma mia, che schifo. Poi ci abbiamo ancora dismember. Ha fatto 3 torri? Porca. No, cosa cazzo è quella roba lì? Va bene. Va dai. Bene, se lo manda a 3 va bene. Prendi. Tra l'altro ha spaccato 2 fiale. Ma domanda, ma sbaglio a punte non abbiamo risposte? No, non ce l'abbiamo. Deve avere 5 carte in mano. Vai. Facciamo? Facciamo Lord e picchiamo Karn. Picchiamo Karn anche perché adesso ci può fare un balliste. Sì. Il piano è che lui non deve pescare la terra del trono. Così anche se ci fa ponte, magari non ci fa altre spell. Esatto. Ci piace. Risposta di dismember. E noi dobbiamo stare cauti a non giocare troppi pezzi. C'è già 4 carte buona. In mano. Vabbè, ma noi non c'entra niente. Dipende dalle carte che c'ha lui, No, però se noi poi abbiamo tutti i tritoni che hanno più di 4 di forza, non attacchiamo più. Ah, in quel senso. Dobbiamo fare sì. Pochi lord. Quindi noi adesso facciamo Mutavolt. In end... E poi picchiamo... Esatto. In end Trickster e poi picchiamo. Esatto. Adesso picchiamo di 5. Magari impazzisce, ci fa Reality Smasher. Ecco, è in trono? Quella è l'unica carta che non doveva pescare. Porco Diaz. Ci abbiamo perso. Perché non mi hai fatto mettere le phone? Ma no, guarda che in sto matchup le phone non si usano. Secondo me sì, zii. Perdiamo solo da sta roba qua. Ci spara Lord però. È giusto, così ci può sparare anche l'altro.
Volendo possiamo fare master, lo facciamo diventare un senza effetto, stoppiamo. Non è che cambia tanto. Abbiamo perso. No, beh, abbiamo succato, sì, abbiamo succato. Non mi ricordo più come si sai da contro questo mazzo, sai? Secondo me Force of Negation comunque le toglievo. Per forza. No, guarda che le Fon sono molto dei chiodi,